Esiste una strategia di trading o investimento che dir si voglia un po', diciamo, alternativa, esotica, che permette di ottenere un rendimento fino al 20% annuo con un rischio minimo, quasi nullo. Come funziona? Combina lo staking con una copertura short sulla medesima coin sulla quale si va a far staking. In questo modo si usufruisce della forza, della potenza, dell'interesse composto in staking con escludendo il rischio di variazione di prezzo della moneta stessa. Questo addirittura si può andare a potenziare incrementando il possibile risultato, andando ad applicare una leva sul capitale utilizzato in copertura, quindi nello short. E tra poco vi spiego bene come. E vediamo l'esempio con Algorand, che è una delle coin che rendono per l'appunto di più in staking, arrivando fino al 20% annuo. Inoltre, applicando appunto la leva alcuni accorgimenti particolari, ci si assume un po' di rischio, però si va a incrementare anche quel possibile rendimento sopra al tetto massimo del 20%. Tra poco vedremo come. Buonasera amici criptoinvestitori e ben ritrovati a tutti quanti. Vorrei dare il via a una nuova piccola serie, chiamiamola investimenti alternativi, strategie alternative, dove vi mostro appunto queste particolari combinazioni di strategie, metodi, cose che permettono di ottenere un buon rendimento a fronte di un basso, se non minimo, rischio. Questo magari è il secondo, perché il primo era il cash and carry, ovvero quella strategia di arbitraggio sui futures che garantisce un rendimento semi-certo, diciamo così, perché il rischio è veramente minimo e si va a giocare sullo spread tra il future e il sottostante. Vi lascio qua se vi interessa quel video lì. Oggi andiamo a vedere quest'altra strategia molto ghiotta, perché permette ottimi rendimenti annualizzati che si possono tra l'altro comporre, quindi andare a incrementare ancora di più se li si ripete anno dopo anno, fronte sempre di un rischio minimo. Andiamo a vedere come, perché se no vi faccio perdere troppo tempo. Prima di iniziare vi ricordo che se apprezzate sempre i miei video e i miei contenuti, cortesemente lasciatemi un like anche a questo video. A voi non costa niente, per me vuol dire tantissimo. Mi gasate, mi incentivate a produrre contenuti sempre più di qualità. Iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per non perdervi neanche un video e seguitemi anche sugli altri canali social, i link sono in descrizione. Basta chiacchiere e andiamo a vedere come ottenere il 20% l'anno, se non di più, a fronte di un rischio minimo o nullo. Seguitemi. Come vi dicevo poco fa nell'intro, questa strategia va a combinare da un lato il potere dell'interesse composto generato con lo staking e dall'altro uno strumento di copertura short. E adesso cerchiamo di capire meglio in che modo, spiegando tutti i passaggi uno ad uno. Partiamo dallo staking. Allora, lo staking è semplicemente una procedura per la quale si può, semplicemente detenendo certe coins che hanno un algoritmo per l'appunto proof of stake, andare a incrementare la loro quantità nel tempo di una percentuale che è definita ovviamente dall'algoritmo stesso e quindi è una sorta di rendita passiva di interesse sulla detenzione delle coin. Più ne detieni e più ne ricevi perché l'interesse è in percentuale. Come mai ho scelto proprio Algorand tra tutte le coin proof of stake che ci sono? Allora, i motivi fondamentalmente sono tre, diciamo. Il primo è che è una coin interessante di per sé, vale la pena studiarsela. Il secondo è che il rendimento annualizzato, come vedete qui che sono su Binance Staking, che è la piattaforma di Binance dedicata allo staking, quindi il modo più semplice per fare staking, perché si apre il proprio account di Binance, si depositano le coin e basta, e le si lascia lì a maturare interesse. Se non è necessario creare un proprio nodo, un proprio wallet, eccetera, eccetera. Quindi è veramente la massima semplificazione e vi ho già spoilerato il motivo 3. Il motivo 3 è questo, è che è alla portata di tutti fare staking di Algorand tramite Binance Staking. Il motivo 2, invece, tornando indietro, è che il rendimento stimato annualizzato è tra il 16 e il 20%, quindi è decisamente alto ed interessante. Ovviamente da solo questo rendimento annualizzato non è sufficiente a garantire un guadagno, perché capite bene che se la coin dovesse perdere in valore in un anno di più di quello che mi ha fruttato lo staking, io alla fine, al netto di tutte e due le cose, sono in perdita. E questo è il motivo per cui si introduce la parte B della strategia, ovvero la copertura. Prima di passare alla copertura, vi dico che
tra le varie cose, se uno ha voglia di sbattersi un po', di studiarsi lo staking di Algorand e quant'altro, c'è la possibilità di ottenere addirittura dei rendimenti maggiori di questo 16-20%. Ovviamente serve detenere una quantità abbastanza alta di Algorand, perché insomma ci sono diverse categorie di nodi associate a diverse percentuali di rendita a seconda delle quantità appunto che si detengono, che si stakeano, passatemi il termine. Comunque appunto oggi, per fare un esempio molto molto semplice alla portata di tutti, riporto un $1,000 di Algorand che si vogliono stakeare di nuovo su Binance Staking, quindi il caso veramente più semplice in assoluto. Se non siete iscritti a Binance, insomma, dovete ovviamente farlo, e se vi va vi lascio un link qua giù in descrizione con che vi dà il 20% di sconto sulle fees per sempre su Binance, se vi dovesse interessare. Andando avanti e passando invece alla controparte di copertura, la copertura, come vi dicevo, serve per annullare l'effetto della fluttuazione del prezzo sul mio rendimento, quindi lasciando alla fine dei conti soltanto il rendimento da staking. In realtà, come vedremo poi nell'esempio pratico parlando di numeri, si può anche andare a smanettare su alcuni parametri per alzare un po' il rischio e nel contempo alzare un po' il potenziale rendimento, in base ovviamente alla nostra visione delle cose. Altrimenti si può appunto semplicemente acquistare gli Algorand, aprire uno short di pari entità e l'unico rendimento che rimane è quello dello staking, tutto lì. Però andiamo a vedere anche qualche cosina un po' più da pro, perché è interessante, è davvero interessante. Innanzitutto, dove andare ad aprire lo short su Algorand? Io ho selezionato l'exchange FTX. Sicuramente non è l'unico che offre il perpetual e il future su Algorand, però è quello di cui mi fido di più. Io ormai sto utilizzando solo questo exchange, quindi lo consiglio a occhi chiusi. Parentesi, se vi interessa approfondirlo, vi lascio qua il link al mio video dove ho parlato dell'exchange, e qua sotto di nuovo, scusate la ridondanza, ma insomma lo faccio anche per voi oltre che per me, vi lascio il mio referral link che vi dà il 5% di sconto sulle fees per sempre su FTX. Detto questo, vi dicevo, ci sono due tipologie di strumenti derivati che permettono di shortare Algorand: i futures e il perpetual. La differenza è che il perpetual include il funding, che, come vedremo tra poco, ho estratto un po' di statistiche sullo short, sull'aprire una posizione short, è vantaggioso, perché spesso e volentieri il funding è a favore degli short. Altrimenti, se uno non vuole includere il funding nei calcoli, semplicemente apro una posizione sul future. Come faccio? Vabbè, mi iscrivo a FTX, vado ad aprire algo perp, nel caso in cui io voglia utilizzare il perpetual, e vado ad aprire una posizione di controvalore pari alla quantità di Algorand che voglio stakeare, che voglio detenere, in short, chiaramente. Ok? È tutto qua, in realtà, la strategia. La base è questa, estremamente semplice. Facciamo un passettino in più, ok? Cerchiamo di approfondire. Perché? Perché se la vediamo semplicemente così, io ho bisogno di $1,000 di Algorand, $1,000 sul perpetual in short, e alla fine ottengo un rendimento potenziale del 16% diviso 2, perché il capitale è il doppio, ok? 1000 e 1000 diviso 2, quindi l'8%. Si può andare a incrementare leggermente questo rendimento. In che modo? Andiamolo a vedere subito. Allora, la prima cosa che si può fare per andare a incrementare il rendimento possibile è utilizzare una leva sul perpetual short. Il mio personale consiglio è di non superare mai il 5x. Supponendo di utilizzare una leva a 5x, io devo utilizzare soltanto $1,000 per acquistare gli Algorand e $200 in leva 5x diventano 1000 per andare a shortare algo perp. Ok, quindi qua sell algo perp, metto 1000 USD, poi adesso io non sono loggato, però se lo fossi, qua devo scegliermi la mia leva e metto semplicemente 5x, ok? E questo è quanto. Poi aspetto, devo seguire ovviamente il mercato, perché nel caso in cui la mia posizione si avvicini alla liquidazione, io poi devo decidere cosa fare. Quindi vado a incrementare il margine per evitare la liquidazione, oppure la lascio liquidare nell'ipotesi che Algorand di suo continui a salire, e lì vedete che inizia a diventare una scelta che mi fa sbilanciare verso un rischio maggiore e un potenziale rendimento molto più alto, e dall'altra parte un rischio minore ma un rendimento più
contenuto, ok? Fino ad arrivare appunto al caso limite di rischio zero, ma rendimento più contenuto in assoluto, che comunque è già 8%, ma anche superiore nel caso in cui vado a utilizzare una leva, non mi faccio mai liquidare e sto dietro un po' al mercato giorno dopo giorno, aggiungendo margine ove necessario. Quindi queste sono le basi, ok? Lo short sul perpetual, l'acquisto e detenzione delle coin algo su Binance Staking. Adesso andiamo a fare qualche calcolo, cosa dite? Qualche ipotesi così da graficare, sono arrivato a graficare un po' per voi il rendimento in funzione dell'aumento in percentuale o diminuzione in percentuale del valore di Algorand alla fine dell'anno. Perché anche questo conta. Perché? In che modo? Semplicemente, se Algorand dovesse andare ad aumentare di valore nel tempo, ovviamente anche quelli stakeati mi vanno ad aumentare di valore, quindi l'interesse creato cresce. Al contrario, se Algorand va a diminuire di valore, capite bene che lo staking perde un po' di potenza, perché sì, magari ho il 16%, però su quel 16%, se Algorand ha perso il 20% del valore, nel frattempo io dall'altra parte l'ho guadagnato con lo short, però comunque lo stesso il guadagno risulta un pelino eroso, ok? E quindi vale la pena avere le orecchie in funzione all'andamento del mercato. Un'altra cosa interessante di questa strategia è che, ripetendola poi periodicamente anno dopo anno, si ha un interesse composto ancora più potente, perché io vado a utilizzare i guadagni dell'anno precedente per acquistare una quantità maggiore di Algorand e quindi andare a incrementare in maniera esponenziale l'interesse ricevuto nel corso degli anni, ok? E poi questo, se lo combino ovviamente col seguire la coin, se la coin dovesse avere successo, magari vado a creare il mio nodo, eccetera eccetera, diventa ancora più interessante. Andiamo ai numeri. Allora, i numeri, io ho creato un paio di slide giusto per darvi un'idea il più chiaro possibile, e ve le lascio anche scaricabili gratuitamente, vi lascio il link a Google Drive. Ho creato due scenari ipotetici giusto per dare proprio dei numeri chiari e tondi, con i soliti $1,000 da una parte e 1,000 dall'altra, e poi ho creato il grafico lineare dell'andamento del rendimento in funzione alla variazione percentuale di algo USD nell'anno. Scenario numero 1, quindi Algorand che perde il 20%, quindi è uno dei peggiori scenari possibili. Come l'ho imbastito? Allora, l'1 di gennaio, quindi all'inizio dell'anno, facciamo che Algorand vale 50 centesimi. Faccio un acquisto spot di 2000 algo per $1,000 per l'appunto. Di contro faccio uno short sul perpetual di 2000 algo, quindi equivalente ad altri $1,000. Long e short contemporaneamente, ovviamente i movimenti si annullano. Se sale guadagna lo spot e perde lo short, se scende guadagna lo short e perde lo spot. Lo apro, supponiamo, in leva 5 per, quindi io impiego $200, però sono a rischio liquidazione, ok? Se algo fa più 20%, io sono liquidato, devo stare attento a quello. Nel mentre lo staking di algo fa, facciamo il 16% annuo, ho supposto, per fare appunto uno scenario a ribasso, sul quale poi si può solo andare migliorando, se la fortuna e la statistica è in nostro favore. Cosa succede il 31-12? Allora, Algorand fa il meno 20% rispetto all'1-1, quindi da 50 centesimi scende a 40. Il mio spot di 2000 algo è salito del 16% per lo staking, quindi ho 2320 algo, che hanno un controvalore di $928. Quindi vedete, ha assorbito già da solo buona parte della perdita che algo ha riscontrato nell'anno. Inoltre ho il mio perp short che mi vale 1200 perché ho guadagnato il 20%. Essendo in leva 5 per, il mio netto del capitale diventa $400, quindi da 200 passo a 400 sul perp. Ho guadagnato 200 lì e ho perso invece qualcosa sullo spot. L'esito complessivo è 928 più 400, che fa 1328, diviso 1200, che sono i 1000 più i 200 impiegati inizialmente, ho il 10.6% di rendimento netto, ok? E questo è lo scenario, diciamo, uno degli scenari peggiori, perché ovviamente impiega il fatto che algo abbia perso il 20%. Come vi dicevo, nello short c'è da calcolare il funding. Il funding è quel trasferimento di fondi che avviene dai long agli short o dagli short ai long ogni ora su FTX, sui perp, sulle altcoins, e solitamente, statisticamente, più spesso avviene dai long agli short. Guardate, io ho tirato giù un dato di febbraio su algo perp, su tutti i funding, e rispettivamente ce ne sono 152
dagli short ai long, quindi dove gli short pagano, e invece più del doppio, 346, dai long agli short. Quindi al netto di questa cosa, il funding favorisce lo short, va bene? In particolare, ovviamente, il funding tende ad essere positivo in uptrend e negativo in downtrend, però, insomma, statisticamente è molto più spesso quando gli short sono pagati dai long, quindi aggiunge un, diciamo così, un plus al guadagno, che non è sicuramente una percentuale alta, però insomma tutto fa, ok? Andiamo a vedere lo scenario numero 2, speculare con algo che guadagna il 20%. Che succede? Da 50 centesimi va a 60, lo scenario è medesimo di quello iniziale, quindi il mio spot diventa 1392 dollari, il mio short perp viene liquidato, attenzione, quindi qua io arrivo a liquidazione perché mi fa il più 20%, e l'esito è banalmente 1392 diviso 1002 e fa un più 16%, quindi è uno degli scenari migliori. La liquidazione è un checkpoint importantissimo che bisogna capire se ci voglio andare incontro oppure no, ok? Quindi dipende un po' dalla mia analisi su algo, magari un'analisi macro. Se vedo la possibilità di salire ancora di più, allora magari io dico ok, vado, rischio la liquidazione e lascio quella parte di rischio che se continua a salire il mio guadagno aumenta esponenzialmente, se poi però dopo la liquidazione inizia a scendere inizia a erodermi un po' il mio guadagno, ok? Quindi c'è quella controparte di rischio lì. Per evitarla abbasso un po' ovviamente il mio rendimento e vado a iniettare altro margine nel perp. Qua abbiamo un grafico al netto di queste cose, il rendimento in base al cambio percentuale di algo che arriva ad un massimo per ora del 16% nel caso in cui algo aumenti del 20% e mi liquidi lo short perp, è all'incirca del 13-14% se il prezzo non cambia nel corso dell'anno. Più il prezzo scende, ovviamente più il rendimento cala, fino a tendere all'incirca il 5% con perdite che vanno nell'ordine del 60-70%, quindi uno scenario abbastanza catastrofico, però comunque mi garantisce un buon rendimento. E ecco, qua abbiamo la verticale della liquidazione, perché se poi io accetto la liquidazione e il prezzo continua a salire, l'incremento diventa esponenziale, proprio perché io non ho più la copertura short perp, però nel frattempo vado a godere dell'incremento del valore. Al contrario, se io inietto altro margine è come se traslassi questa curva sensibilmente più in basso, quindi magari vado a perdere un punto percentuale sul guadagno, però abbasso il rischio, anzi lo riduco praticamente a zero. Ok, quindi questa è la strategia, è molto semplice, è un modo come tanti altri per ottenere una forma di rendita passiva utilizzando lo staking e una copertura short. Di buono ha che appunto sfrutto lo staking ottenendo un interesse composto, sfrutto il funding del perpetual che nel corso del tempo mi va comunque anch'esso ad accumulare un po' di punti percentuale. Questo è il worst case scenario, quindi ecco il 16%, e abbiamo visto che può arrivare anche a 20, quindi tranquillamente la retta si può traslare verso l'alto. E inoltre, se ho un po' di bias bullish nei confronti della coin, appunto posso andare a giocare sulla leva posizionando un limite di liquidazione oltre al quale mi vado ad assumere sì un rischio, però nel frattempo mi espongo a un potenziale guadagno molto alto dovuto appunto al compounding dello staking e dell'incremento di prezzo stesso. Ok, quindi metto una sorta di tetto di rischio che mi protegge fino a un tot di incremento di prezzo oltre al quale io lo lascio andare e dico vabbè, ok, vi è superata questa cosa, io sono bullish e non voglio più la copertura short, altrimenti appunto ho la scelta di andare a iniettare altro margine, di tenere acceso ancora la mia copertura short e di stare tranquillo che comunque vada io il mio guadagno ce l'ho su questa posizione. Cosa ne pensate? Vi interessano investimenti tra virgolette, trades un po' alternativi di questo tipo? Perché se sì, ne ho anche altri da proporvi molto simili, insomma sono dei metodi per diversificare un po' anche le rendite passive. Ditemi la vostra nei commenti, scrivetemi se siete interessati, se avete domande, tutto quello che vi passa per la testa, e ci vediamo alla prossima.